Prima domanda, come prepari le coppie al loro servizio fotografico di fidanzamento? Perché l'altra volta si diceva che tanti ragazzi fanno anche l'engagement, cioè fanno un servizio fotografico con te prima delle nozze e Sì. lì ti conoscono. Ma tu come prepari? Perché serve fare l'engagement? Allora, beh, il preparare è insito in tutto un workflow di lavoro che io ho messo in piedi negli anni di avvicinamento al giorno del matrimonio. Ad un certo punto che fa parte di tutta una serie di cose che si fanno, l'incontro iniziale, vari incontri durante l'anno che di solito succede tra la firma del contratto e il giorno del matrimonio. Telefonate, mail automatiche che partono per spiegare e per dire cosa succederà e come succederà. E, però negli ultimi anni c'è una cosa bellissima che anch'io, come tutti, poi quando esce una cosa nuova, non gli si dà peso o credito. Invece è fondamentale per arrivare preparati, pronti e sereni il giorno del matrimonio, che è un servizio fotografico che si chiama engagement, ma è sostanzialmente il book di fidanzamento, un servizio fidanzati, voglio dire, ecco, e che è bellissimo poi perché se studiato bene nel modo giusto e nel momento giusto, si può rievocare e può raccontare comunque una storia d'amore che è arrivata poi Che al bellissimo. atto finale, che è quello del giorno del matrimonio. E quella cosa lì è bellissima, infatti lo spiego un po' a tutti, il valore poi intrinseco di questa cosa, anche sicuramente quello di avere poi delle immagini fatte da un professionista, una storia, ma è anche quella lì, la storia, nella storia, nel senso che è raccontare la storia che ti ha portato poi al giorno del matrimonio. Quella lì è bellissima perché poi se ci si veste per caratterizzare, diciamo, anche un momento e quindi sicura anche l'outfit in un certo modo e si va magari in una location che alla coppia è piaciuta molto o che è stata molto importante per loro, nasce un qualcosa in più che è bellissimo da raccontare poi. Quindi spesso i miei engagement sono così. Spiego e porto le coppie a ragionare su questa cosa, su raccontare la loro storia in un luogo particolare che per loro può essere la montagna perché vanno spesso in montagna o è stata anche la baita in montagna sicuramente o il lago di montagna o un posto particolare dove loro vanno spesso o al lago, o al mare o in centro città o in un locale particolare, un'enoteca dove si sono conosciuti. Cioè, voglio dire, si possono ambientare un po' ovunque queste foto e l'importante è che sia tutto il più vero possibile, più attinente e che sia la storia. Quindi questa cosa è bellissima per rievocare intanto un sentimento e andare a rielaborarlo in maniera artistica, però, e raccontare contemporaneamente anche la storia che ti ha portato a decidere di sposarti o di sposare quella persona. Quindi questa cosa qua è fantastica. Contemporaneamente abitua anche le persone ad essere fotografate, ad avere un feeling col fotografo. A me capita spesso che di venire ringraziato non tanto per le foto, che quelle sono automatiche e comunque ci si aspetta un servizio fotografico e quindi ok, ma proprio per quello che succede durante lo scatto. È quello che succede durante gli scatti spesso non ci si aspetta, io lo so, so che può succedere. Lo provoco questa cosa anche e normalmente insomma esce un momento che può durare un'ora, un'ora e mezza, che però resta perché Mezza per il normalmente un'ora, un'ora e mezza. Poi ci sono degli engagement più complicati dove si fa anche della strada insieme perché quest'anno sono andato anche sulle Dolomiti e mi hanno invitato in macchina con loro, quindi siamo stati insieme praticamente 8 ore. Quindi, particolare. è stata una mezza giornata insieme, bellissima. Abbiamo mangiato insieme, insomma, abbiamo vissuto dei momenti bellissimi. Insomma, ecco, quindi di solito capita questo, insomma, ecco. E questo è fondamentale per arrivare al giorno del matrimonio pronti.
e tranquilli, sereni, insomma, ecco, l'engagement è fondamentale per questa cosa. Quindi la preparazione c'è con le mail, con le risposte ai WhatsApp, alle domande, telefonate, incontriamo, posso passare, devo chiederti delle cose, allora li vedo di persona, però interagire così attraverso la fotografia è uno scalino in più. È uno scalino in più. E in più poi sostanzialmente si ha un album parallelo a quello del matrimonio. E con una serie di foto che si possono utilizzare poi per ricordare, per fare una scatola con delle foto, per fare un ulteriore album, per aprire l'album di matrimonio anche, voglio dire. È Tanti numeri. infinito, Sono poi è infinito il discorso, si può raccontare la storia pre-wedding, wedding e post-wedding, poi col trash, che è un altro servizio. Quindi è tutto correlato. Se si può fare, io dico sempre, fate tutto perché completo con tutto. è l'unicità dell'evento che mi porta a dire questa cosa qua. Non è una cosa che tu fai ogni fine settimana, è una cosa unica, irripetibile, che fai una volta e che la provi solo una volta e quella volta lì, in quel modo lì. Quindi se si può, si fa tutto, cioè è il caso di far tutto. È vero. Domanda numero due. Sì. Quali sono i tuoi consigli per fotografare gli anelli come gli anelli, giusto, oggetti, dettagli del giorno matrimonio, come gli anelli, il bouquet, l'abito? Come lo fai in maniera professionale? Normalmente io avverto sempre 2 o 3 giorni prima e mando un vademecum di quello che va preparato e fatto, perché io possa trovare una situazione, diciamo, perfetta da essere fotografata. A volte non ci sono gli anelli, non so dove sono gli a mia mia cugina, la mia amica li porta fra un po', cioè ecco, mancano gli anelli, mancano le scarpe sono ancora nella scatola, l'abito è ancora sigillato con le varie cartellini ancora da levare, messo dentro all'armadio, del controarmadio, cioè voglio dire, io attacco spesso, appendo spesso l'abito da sposa il giorno del matrimonio, lo appendo io da qualche parte, non lo trovo quasi mai pronto, cioè insomma, ecco. Poi ogni tanto qualche sposa invece legge quello che arriva e mi ascolta e trovo tutto apparecchiato come si deve, quindi trovo l'abito appeso in una stanza dove c'è una luce che è anche naturale, meglio ancora, una finestra o qualcosa. Trovo i gemelli dello sposo al punto giusto, la collanina, gli orecchini al punto giusto, il profumino e le partecipazioni, insomma, ecco, trovo tutto in ordine e in questo caso si fa una foto che è di dettaglio, quindi spesso sono scatti in verticale con ottiche particolari. Ogni tanto utilizzo anche ottiche specifiche per quel tipo di fotografia lì, che è l'ottica macro. Per fotografare da vicino le fedi, soprattutto, ma soprattutto quello che c'è dentro la fede. Ogni tanto qualcuno fa incidere delle cose dentro. Questa è la mia fede, mi sono ben arrivato. Però anch'io ho inciso i nomi, quindi la data. Quindi ecco, spesso sono i nomi, la data, o nella fede di lui c'è il nome di lei, e nella fede di lei c'è il nome di lui. E Di quindi solito sì, sì. per andare, diciamo, a fare un dettaglio su quel tipo di oggettino lì che è molto piccolo, ci vuole la macrofotografia, quindi un obiettivo e un'ottica specialistica per fotografare appunto il dettaglio. A me capita, quindi ecco, utilizzo di solito questa cosa. Normalmente a livello di tecnica mi piace poi avvicinare gli oggetti ad una luce naturale, che può essere quella di una porta, di una finestra. Poi il fotografo di solito vede cose che le persone normali, tra virgolette, non vedono. Quindi riusciamo a tirar fuori un po' di magia anche dove sembra che non ci sia, insomma, ecco. Quindi ecco, questa cosa qua mi piace molto, a me piace molto. E si riallaccia al fatto, ad un altro discorso che avevamo fatto qualche live fa, qualche diretta fa, che è quello che a me piace molto essere sorpreso dai luoghi.
A me non piacciono, non piace sapere prima dove vado, come mi piace anche, è per quello che entrare in casa delle persone, che è la cosa un po' più difficile, perché non sai cosa aspettarti, non so che luce ci sarà, cioè, non hai mai visto sta casa, quindi ecco. Però questa No. cosa qua crea adrenalina e crea energia. A me piace molto risolvere piccole cose e andare a scoprire come risolverle. Impresa diretta, e quindi entrare in casa e avere anche un impatto con qualcosa di difficile da fare, per me è una cosa buona. Quindi, a me piace molto questa cosa qua, essere messo alla prova, insomma, ecco, anche a livello tecnico, voglio dire, quindi è una cosa che a me piace tanto. Quindi ecco. Domanda in avanti, quindi domanda numero 3. Come gestisci le foto in condizioni di scarsa illuminazione, come per esempio durante le cerimonie serali? Quindi capiterà spesso, immagino, che sono ragazzi che sposano pomeriggio, poi viene sera e ancora non fai le foto. Come gestisci la poca luce? Il matrimonio è una giornata pazzesca, cioè voglio dire, a livello tecnico, forse il fotografo e il catering e anche chi fa musica nei matrimoni sono le tre macro strutture che hanno più problemi durante il matrimonio da risolvere, perché il meteo, la luce, cioè a volte si parte con il sole pieno e si va a finire a notte fonda e quindi cambiano totalmente il mood e la giornata. Foto fatte con luce artificiale, specialmente nelle chiese dove c'è spesso una luce che non è uniforme perché si è rotta la lampadina, il prete l'ha messa verde, l'ha messa gialla, ce ne sono di rosse, di verdi. Cioè, si trovano molte situazioni di luce mista nelle chiese, per esempio, ed è una luce che è terribile da gestire, è terrificante, perché tu fai il punto di grigio, il punto di bianco comunque, su un tipo di luce e poi hai una o due lucette nella chiesa che sono in una luce completamente diversa. Spesso ci sono luci a incandescenza che si mischiano a luci del neon, quindi il neon fa un effetto blu-viola e la luce a incandescenza tende a farla gialla e rossa. Quindi ecco, c'è tutto un discorso un po' tecnico particolare da fare, però normalmente ci tariamo su una luce che è l'80% di quello che copre, diciamo, la gamma, e dopodiché in post-produzione, appunto, che uno delle in post-produzione si provano a fare i miracoli, poi in effetti il bianco e nero ci viene incontro totalmente lì per fare man bassa col bianco e nero. A volte, se non si riesce proprio a tirar fuori, è molto raro, una scena col bianco e nero la salvi ampiamente, insomma, voglio dire, a me piace anche molto il bianco e nero, fra l'altro. E mi piacciono poco le dominanti gialle e rosse che escono dalle chiese, comunque dalle location al chiuso, diciamo. Quindi ecco, avere anche la post-produzione bianco e nero artistica va bene. Ecco, una cosa che non ho, che non mi è mai successa purtroppo, io ogni tanto ne parlo e spero che poi venga recepita questa cosa e fare un album tutto in bianco e nero. Quindi non mi è mai successo e spero che un giorno succederà. Ne ho uno in studio che ogni tanto faccio vedere, però insomma ecco, è una scelta molto tosta, fare tutto in bianco e nero. È tosta, però secondo me è una cosa meravigliosa. Si torna anche indietro nel tempo, si abbraccia un certo mood e un certo tipo di fotografia degli anni 30, 40, 50, insomma, ecco. È un po' come tornare con la TV in bianco e nero, insomma. Bello. Che io visto l'età, l'ho vista, insomma. Io ho avuto 3-4 anni la TV in bianco e nero a casa. Quindi ecco. Quarta domanda. Vai. Come gestisci la post-produzione delle foto di matrimonio? Quindi torniamo adesso a rispondere a quello che si diceva all'inizio. Post-produzione sì, no, filtri sì, no, Allora, luce. Prego. ti dico, credo di non essere smentito da nessuno, dicendo che la post-produzione la fanno assolutamente tutti.
Cioè, è impossibile, anche giusto per sistemare i bianchi, i neri, le luci, le ombre, i contrasti, e aprire un po' i neri, dare un po' di sostanza alle ombre. Cioè, voglio dire, un attimo di... Il file è molto difficile che ti esca perfetto a livello professionale, direttamente dalla macchina. È quasi impossibile, voglio dire, non... La post-produzione è già il fatto che tu scarichi delle immagini e le fai transitare attraverso un programma che è Lightroom, di solito che viene utilizzato dai professionisti, e lì ci metti le mani, voglio dire, non è... Credo poi che, a parte le regolazioni, diciamo, di base e proprio fotografiche pure, che è quello come riscattare la foto, diciamo, ecco, andare poi ad agire sui bianchi, i neri, le luci, ombre e poche altre cose... La post-produzione viene proprio, credo, universalmente riconosciuta e pensata come proprio mood, dell'interpretazione, diciamo, sia a colori che in bianco e nero, di quello specifico fotografo. Adesso, alcuni fotografi storici che fotografavano col bianco e nero, col negativo in bianco e nero, lì non c'era post-produzione, lì sviluppi il negativo e la stampi, insomma, ecco. Un po' di post-produzione a livello di stampa si può fare perché cambiando una carta bianco e nero rispetto ad un'altra o sviluppando i negativi con gli acidi ad una temperatura rispetto ad un'altra, tiri fuori un negativo diverso. Però è quella un po' è difficile, insomma, stravolgere completamente. Con la post-produzione digitale invece si può stravolgere e dare, diciamo, un senso ad un'immagine. E mettere una firma come autore di quella foto, anche perché hai deciso di usare quel mood cromatico, quel tipo di colore o non colore, o bianco e nero che sia, e quindi ti differenzi dagli altri perché? Perché tu hai quel cromatismo lì, hai quel tipo di foto lì. Si vede molto bene se tu guardi un fotografo e guardi il feed di Instagram e lo scorri. Se il fotografo è, diciamo, è bravino ed è, diciamo, non mi viene il termine adesso, sì, se è legato alle sue cose, se ha una visione che è sempre quella, diciamo, ecco, coerente, se è coerente con la sua visione del mondo e delle cose, tu vedi che c'è un... Sento. Seppur scattate in matrimoni diversi, con luce diversa, però la post-produzione, quella patina, quella cosa che tu vedi, diciamo, di base, quella resta, è assolutamente... E anche nel bianco e nero vedi che quello lì è un bianco e nero fatto da quel fotografo lì, che ha quel gusto lì particolare e ti esce quella roba lì, cioè voglio dire, ecco. Non è una post-produzione che leva l'inestetismo, che ti fa venire fuori più bella. Cioè, i filtri, quelli che pensano le persone o che conoscono le persone, sono i filtri di Instagram o i filtri della fotocamera dello smartphone che ti piallano la pelle. L'80-90% dei fotografi umanistici, diciamo, che fotografano persone, specialmente in avvenimenti in presa diretta come il matrimonio, non fanno moda, voglio dire, non ti levano l'inestetismo. Ecco, se quel giorno lì ti sei graffiata il giorno prima, è ovvio, se hai un qualcosa che normalmente non avresti, vado a toglierlo, ovviamente, perché vedo anch'io che è un inestetismo che è di giornata, diciamo, ecco. Però non ti alzo lo zigomo cioè, è una roba triste, cioè, voglio dire, è molto triste sta cosa. Cioè, le riviste patinate con queste attrici o presentatrici, anche la TV ormai, cioè, ho visto addirittura qualche telegiornale ripreso con questa luce, con questo light allucinante, cioè, è inguardabile, è una cosa, cioè, ti percepisce talmente che la finta che diventa ridicolo, diventa ridicolo, Ridicolo, è ridicolo. una Quindi cosa giusta, ridicolo. Ridicolo. lo spiego a tutti, lo dico a tutti, è realtà. Quindi andiamo a migliorare la realtà,
realtà, a creare un mood che sia anche artistico, però non andiamo a modificarla proprio fisicamente, voglio dire. Ecco, questa è un po' la cosa. Poi ogni matrimonio, ogni fotografo un po' ha la sua. Io amo molto quello che trovo, non amo gestire con luci artificiali, cambiare. È molto naturale il mio scatto, che è forse anche il più difficile da fare, perché bisogna portare a casa un lavoro coerente che si assomigli senza utilizzare modificatori di luce, quindi flash o luce a LED. Quindi io le ho sempre dietro, perché abbiamo 4-5 zaini quando usciamo a fare un matrimonio, vuol dire. Però dal drone a tutto il resto, e anche le luci, c'è uno zaino solo sulle luci. E poi, a volte capita di fare il taglio della torta in un posto dove non c'è una luce. Cioè, ma dove l'ho fatto in questa villa il taglio della torta? Lo facciamo sempre lì, ma ci sono luci lì? No, ma come mai lo fate lì? Come mai lo fate lì? Come mai lo fate lì? Allora, spesso c'è la domanda della sposa una settimana prima, allarmata, perché è andata a fare una visitina, un'ultima visita in location, e quelli della location gli ha detto: senti, se il fotografo ha dei faretti, perché noi facciamo il taglio della torta in un posto che è buio. Perfetto, cioè, voglio dire, fantastico. E quindi ecco, a volte, sì, risolvere questi problemi, utilizzo luce continua, spesso utilizzo luce LED, che è più semplice da regolare, e vedo subito cosa va a illuminare e cosa no. E quindi la controllo in maniera più rapida, insomma, ecco, questa è un po', la posso usare anche riflessa verso l'alto, quindi ecco, è più semplice e più veloce di un flash in presa diretta da controllare, insomma. Il flash è un po' più complicato, però insomma, tutto si può fare tutto, cioè. Tutto risolvibile, quindi anche se... Se non è necessario, io non utilizzo luci artificiali, insomma, ecco. Ottimo. Questo è. Quinta domanda e ultima. Quali sono i tuoi Vai. consigli per creare un album di matrimonio indimenticabile? Alcuni consigli sono dei must. Allora, qui si entra in un altro mondo, ricordare l'evento, quindi quali foto stampare, perché decidere quelle foto lì, perché impaginarle in quel modo lì, e perché questa va grande a destra e queste due vanno piccole a sinistra. Allora, dovrebbe scegliere il fotografo, cioè è il fotografo e chi ha scattato le foto che sceglie che storia raccontare, perché lo dico a tutti io, andate da un professionista, siete venuti da me e mi state chiedendo di raccontare la vostra storia. Ovviamente io la racconto con il mio cuore, la mia testa e i miei occhi. Ed è giusto che sia io a raccontarla, quindi è giusto che sia io a scegliere le foto, a post-produrle, perché metto quella a quel posto lì, perché la metto in bianco e nero. E quindi ecco, anche perché ci sono una serie di regole, proprio fisiche e proprio di impaginazione, che l'utente finale non può capire, cioè voglio dire, non può saperlo, ma è ovvio che non possa saperlo. Quindi ecco, il dove mettere una tal foto e come metterla, e perché post produrla in quel modo lì, è un lavoro, che è forse il lavoro più importante dopo lo scatto, e deve farlo assolutamente il professionista. Se tu poi ti fidi, come succede spesso a me, e mi scelgono perché si fidano, e parte questo mood di fiducia, è automatico che scelga io e che faccia io, insomma, ecco. Poi io di solito nel mio workflow di consegna di lavoro consegno un PDF che è un impaginato come proposta di matrimonio, che poi ci si può vedere per fare delle piccole modifiche. Se quella foto lì che io ho messo tu assolutamente non la vuoi, è ovvio che non la impongo, la tolgo e ne mettiamo un'altra, insomma, ecco. Però alcune cose non, insomma, le gestisco io e faccio capire perché. E quindi ecco, l'album perfetto non esiste. Però ecco, se tu fai un album con 80 foto e non 300, per esempio, e messe giù come si deve, se c'è un 30-40% di queste 80 foto, quindi almeno 30 in bianco e nero, e c'è un perché, e
e sono impaginate come si deve, è un grande album e lo puoi mostrare a chi vuoi ed è eterno, voglio Di dire. solito i tuoi sposi quante foto pagano? Cioè, quante foto hanno nell'album? Possono scegliere. Normalmente gli sposi tenderebbero a metterne di più, ma perché non hanno poi una misura, cioè tu scegli le foto che ti piacciono in una gallery di 8-900 scatti e ti rendi conto che alla fine della scelta su 900 ne hai scelte 320 magari e con 320 facciamo tre album. Allora, Rischio è questo. la capacità da 320 di arrivare a 100, 80, 100 o 120. È tosta lì la storia, perché non hai le conoscenze per capire che quella foto lì va tolta e l'altra invece va tenuta. Non hai proprio il colpo d'occhio, non sai perché, non lo sai proprio. E allora la scegli in base a come sei venuta tu o come hai messo il tuo abito, perché hai messo meglio. Invece io potrei mettere tranquillamente in un album una foto con l'abito messo male, magari, ma perché ti racconta una storia, è un momento quello lì che è successo veramente ed è un movimento che tu facevi con l'abito ok messo male, ma è quella lì che va nell'album. Cioè, quindi l'album È vera quella. per certi aspetti, l'album perfetto deve essere imperfetto, cioè deve esserci quel piccolo errore, deve esserci, è come quando compri e acquisti, non so, la borsetta fatta a mano o le scarpe cucite a mano, c'è sempre un piccolo dettaglio che non è perfetto, lo vedi che è fatta a mano, ma è il bello, è il bello della cosa lì. In questo caso l'album viene fatto perfettamente, artigianalmente a mano ed è perfetto, però il racconto delle immagini che c'è dentro possono non essere le migliori, voglio dire. A livello estetico, sto parlando di livello estetico. Poi, se vuoi mettere 80 foto dove sei perfettamente, non è neanche la mia fotografia, voglio dire. La mia fotografia è sicuramente estetica, ma è estetica presa al volo. È l'estetica del reportage, l'estetica dei sentimenti, appunto. Quando c'è il sentimento, quando c'è, lo spiega già, cioè, estetica dei sentimenti è spiegato in automatico. Quando c'è un sentimento di mezzo, di solito il sentimento non lo puoi controllare o mettere in ordine. È un sentimento che sia gioia, emozioni varie, così. Cioè, non lo puoi imbrigliare, bloccare e mettere in posa. Cioè, capito? E quindi l'estetica dei sentimenti è spiegata perfettamente nella frase, voglio dire. È quella roba lì, è il reportage preso al volo con in modo il più estetico possibile, però preso al volo, quindi è proprio reportage. Se si vanno un po' a vedere le foto storiche dei grandissimi fotografi della storia della fotografia, sono tutte hanno tutte un po' di disordine dentro, sono un attimino, non sono perfettamente, alcune non sono neanche perfettamente a fuoco. Cosa che adesso non succede più perché abbiamo il tracking sull'occhio, c'è la tecnologia che mette a fuoco in un modo pazzesco. Cioè, voglio dire, sono tornato a casa da matrimoni con 4-5 mila scatti, non ce n'è uno da levare. Cioè, tecnicamente sono tutti perfetti, hai capito? Se tu la sai gestire bene la fotocamera, non c'è niente da togliere, insomma, voglio dire, quindi tecnicamente perfette. Cioè, Mi hai dato quindi. l'assist per annunciare già che settimana prossima parleremo proprio di pose, parliamo del posing, del tuo metodo Bello, e quindi parliamo anche di questo.